comune. Sì, è stata una bella manifestazione, molto decisa, molto dura. Credo circa 1 migliaia di persone da Coldiretti che sono venute da Piazza del Plebiscito fino qui alla regione. Siamo stati ascoltati sotto la regione, poi si è creato un tavolo tecnico dove sono stati un po' curati i dettagli delle richieste da parte della delibera della regione e poi le richieste del Coldiretti. E la regione sinceramente è stata molto vicina, conosce bene. Ecco, allora, insieme al consigliere regionale Corrado Matera, questa è una emergenza che ci riguarda da vicino come territorio, ma abbiamo visto la grande affluenza di questa mattina, è un'emergenza nazionale. Voglio precisare che però stamattina non è stata di fatto una manifestazione di protesta, ma è stata un'occasione per poter discutere del problema che, come lei diceva giustamente, è un'emergenza nazionale. Coldiretti, che ringrazio, è stata negli anni sempre vicino alla regione sollecitando soluzioni, sempre al fianco degli agricoltori, delle imprese agricole e dei cittadini. Si è parlato di una delibera importante che è stata fatta qualche giorno fa dalla Regione Campania su proposta dell'assessore Caputo, che ringrazio insieme al Presidente De Luca, con la quale si è messo un punto al problema, un piano di cattura, di abbattimento, una delibera ben dettagliata che prevede tempi, modalità, soggetti che possono attivare le procedure, ma io penso che il dato più importante è che è stato previsto anche in questa delibera la possibilità che in caso di inerzia si possa intervenire attraverso un commissario. Diceva Liguori prima, a seguito dell'iniziativa pubblica vi è stato un incontro in sala giunta dove Coldiretti ha rappresentato ulteriori problematiche che sono state ben accolte dall'assessore Caputo e sono fiducioso perché penso che dopo anni possa iniziare davvero una nuova pagina che dia dignità soprattutto ai tanti che con grande sacrificio lavorano i propri terreni e che spesso subiscono danni rilevanti alle colture, ai terreni ed altro. E devo anche dire che oggi questa emergenza nazionale è davvero pericolosa. Ci troviamo in un momento dove vi è la peste suina e i cinghiali si ritrovano anche nei centri storici e molto spesso a spasso anche sulle spiagge. Per cui è un problema che necessariamente doveva essere affrontato, è stato affrontato, si parte con una delibera molto dettagliata e bisognerà continuare anche con un'azione forte di monitoraggio di tutte le azioni che sono state previste. Quindi con Rosario Liguori, per chiudere, mi sembra di capire un'ampia apertura, Rosario, un punto d'incontro? Sì, assolutamente sì, come ha detto l'onorevole, in pratica si sono toccati i punti molto da vicino, non sono stati i soliti ragionamenti prolissi, ma si è stati molto sul pezzo. Regione Campania, assessore Caputo, molto preparato sul tema, ampia disponibilità degli altri consiglieri e quindi credo che sia l'inizio di un percorso serio per affrontare questa emergenza.